tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con l'azienda Nimbot, come potete vedere. È un'azienda che si occupa di stampante per etichette di vario genere. Non vedevo l'ora che arrivasse per provarla e poi soprattutto per mostrarla a voi. Poi nell'info box trovate tutte le varie informazioni utili. Il pacco è arrivato in 5 giorni giusti, è partito il 14 settembre, considerate poi il weekend di mezzo, è arrivato un primo pacchetto il 19 settembre e la stampante il 20 settembre. Sì, sono arrivati in pacchetti separati, quindi se dovesse accadere anche a voi non preoccupatevi. Io ero straconvinta, siccome mi sono arrivate prime queste scatoline che contengono il ricambio delle etichette, avevo pensato che il pacco fosse stato aperto e la stampante fosse stata sottratta. Invece il giorno prima mi sono arrivate appunto queste due scatoline e il giorno dopo, per fortuna, è arrivata la stampante. Soltanto che ci sarà stato un disguido, perché io avrei dovuto ricevere la stampante B21 che stampa etichette più grandi. Ve la faccio vedere. Ecco. Sono etichette delle grandi. E poi invece ho ricevuto la stampante di 11, che è comunque bellissima lo stesso. Ve la faccio subito vedere, guardate, non è neanche pesantissima, quindi si può tranquillamente trasportare in borsa. La scatola contiene un libricino per le istruzioni in diverse lingue. Poi è davvero facilissima da collegare al telefono, adesso ovviamente vi mostro tutto. E questo è il cavo per caricarla e si può tranquillamente utilizzare senza. Allora qui, se vado ad aprirla, guardate, c'è il rotolo delle etichette che vanno messe così, non dalla parte dell'etichetta ma dalla parte giù, e poi va richiusa in un certo modo, ovvero bisogna fare attenzione a richiuderla così, esattamente. E quindi questo serve per aprirla, poi questa per accenderla, il pulsante di accensione fa questo rumore. È facilissimo da collegare al telefono. Innanzitutto bisogna accendere il Bluetooth, e ovviamente il mio telefono è già collegato alla stampante, però come prima cosa, ecco, si deve associare il telefono alla stampante, ma è semplicissimo. Ricordatevi sempre prima di accendere la stampante, l'importante è che sia accesa. Una volta attivato il Bluetooth vado all'app che ho scaricato. È davvero poi semplicissima da utilizzare e fare la stampa. Vedete questo suono, ora la luce è fissa, questo suono va ad indicare che il telefono è associato alla stampante. Quindi questo è il testo, magari stampo. Mari creazioni, confermo, ecco, poi posso qui diminuire la grandezza, qui anche posso scegliere magari il grassetto e quant'altro. Ecco qui, per esempio, se dovessi scegliere un altro colore, mi dice che la funzione è disponibile solo per la carta per etichette a due colori. Comunque voglio precisare che le etichette all'interno sono bianche, ma le trovate anche colorate, con qualche design, se date un'occhiata in giro, tranquillamente si trovano. Poi, se magari... Quindi devo scegliere il nero per forza, oppure provo rosso. Vediamo che succede, perché
Ieri non mi era capitato, posso scegliere, ecco, la densità di stampa, facciamo 3, vediamo se, ecco, l'attuale etichetta non supporta la stampa, perfetto. Quindi torno indietro, scelgo il nero ovviamente, quindi tenete presente che c'è questa possibilità di cambiare anche colore. Voglio inserire un elemento qui. Si può scegliere di tutto, potete anche voi catturare un'immagine. Ovviamente deve rientrare in questo rettangolino. Mentre se avessi utilizzato quelle etichette più grandi, magari avrei potuto sbizzarrirmi di più, però anche così vi assicuro che è perfetta. Avevo fatto già le prove. Ecco qui. Adesso è pronta per la stampa. Guardate come esce. Faccio stampa. Ed ecco qui che è uscita l'etichetta. Poi ovviamente qui taglio e tolgo l'etichetta. Eccola qui. Poi, volendo, potete inserire innanzitutto se volete salvare ciò che avete creato, dovete accedere. Dovete fare l'accesso. Se magari non voglio la cornice, posso fare elimina, posso inserire un'icona, queste sono tutte quelle che ho provato, poi ci sono quelle VIP che sono a pagamento, però anche non a pagamento se ne trovano tantissime. E qua ci sono le varie sezioni, per esempio trucco. Qui posso anche rimpicciolire, ecco. Devo abituarmi, ecco, alla grandezza e quant'altro. E vado a fare, poi posso ingrandire anche, per esempio, no, ecco qui il carattere. Vado a fare stampa, posso diminuire la densità a 2, stampa. Ed ecco qui, è uscita anche questo. Soltanto che, vedete, un po' di N e la I sono state tagliate, quindi devo imparare meglio a centrare la scritta o l'icona. Questo è quanto. Poi, siccome mi sono arrivate queste che sono per la stampante B21, non volevo affatto perderle. Quindi volevo provare queste trasparenti, le etichette trasparenti. Quindi cosa ho fatto? Sono andata a togliere queste, ho preso la misura. Le ho ritagliate e anche se non c'è un intero rotolo, sistemate all'interno della stampante funzionano purché si taglino allo stesso modo. Io le avevo già pronte, però adesso vado alla ricerca, le ripesco e poi vi faccio vedere come anche queste ritagliate possono andare bene. Ecco qui, avevo ritagliato questo pezzetto. Era finito sotto il tappetino che alla fine non ho utilizzato, altrimenti avrei avuto poca visuale. Basta arrotolare qui, ecco, sistemarlo bene all'interno.
sempre non dalla parte dell'etichetta che è qui, ma dall'altra parte. Sistemo all'interno, faccio in modo che si chiuda così. Ecco, adesso un attimino, ecco qui. Magari scriviamo buon Natale, posizioniamo qui. Ovviamente queste etichette sono adattate, elemento, vado ad icone, scelgo il Babbo Natale e lo rimpicciolisco, il Babbo Natale che avevo già utilizzato. Ecco, lo metto qui. Buon Natale, stampo, ed ecco, vedete, è uscito Buon Natale, soltanto che bisogna considerare che queste etichette sono più tagliate così, sono adattate, quindi bisogna fare attenzione, devo sistemare il Buon Natale più qui. Vediamo adesso. Ecco, non c'è venuta la B adesso, quindi dovete fare attenzione a centrare qui bene. Poi, qualora voleste fare un'altra ristampa, potete cliccare qui e si fa un'altra ristampa. Quindi non c'è bisogno poi di usare l'app, oppure che vi dimenticate magari di fare più copie, poi basta premere qui e va. Quindi qui ho semplicemente adattato queste etichette, devo ancora imparare bene a centrare. E vi faccio rivedere. Adesso ho perso le altre etichette. Ecco, sono di là, ma vabbè, ormai l'avete visto, quindi questa stampante è davvero utilissima da utilizzare per abbellire, per personalizzare i nostri pacchetti. Questa quindi stampa etichette piccine, però se date un'occhiata al sito ci sono anche le stampanti che appunto stampano etichette più grandi e lì vi potete davvero sbizzarrire. Ve la faccio rivedere, poi ovviamente vi ripeto, qui è stato solo un adattamento e ovviamente l'etichetta, vedete, è più piccola, quindi bisogna adattarla bene, però è simpatica perché poi, scusate, è trasparente, quindi guardate, ecco qui, e queste trasparenti mi piacciono un sacco. Poi, ripeto, non ci sono solo etichette bianche, ma anche colorate, con delle icone, quindi andate a dare un'occhiata al sito. Io ringrazio la Nimbot per questa collaborazione che ho apprezzato tantissimo. E poi, vi ripeto, nell'info box trovate tutte le varie info utili. Io quindi al momento vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!